Ieri, presso la sede della comunità montana Vallo di Diano a Padula, si è svolto un nuovo incontro del gruppo di ricerca Progetto Cultura Vallo di Diano. È stata l'occasione per il presidente dell'ente montano valdianese, Raffaele Accetta, per comunicare le positive novità emerse dall'incontro svoltosi in Regione Campania nei giorni scorsi, alla presenza tra gli altri di tutti i sindaci del Vallo di Diano e del governatore Stefano Caldoro. Tra queste il fatto che le buone pratiche delle scuole del Vallo di Diano sono e saranno attenzionate come esempio da seguire dal governo guidato da Matteo Renzi. Insomma, la buona scuola è quella del Vallo di Diano. Non può che farci piacere, insomma, nel senso che noi abbiamo avviato qualche mese fa un percorso di riflessione con tutti gli operatori della scuola, ma non solo, per proporre delle nostre idee al Presidente Renzi, al Ministero sulla buona scuola. Questo lavoro probabilmente è stato riconosciuto valido, quindi noi abbiamo insediato un gruppo di lavoro che non si è fermato solamente alle proposte della buona scuola, ma ha continuato il proprio lavoro e lo sta facendo anche in vista della strategia che noi dobbiamo fare per le aree interne. Evidentemente questo lavoro è stato riconosciuto valido e sembra, perché ancora non c'è l'ufficialità, che l'ex ministro Barca, che è stato anche ospite nel Vallo di Diano a giugno e che conduce e segue questa attività delle aree interne, ci abbia indicato direttamente come una delle aree dove appunto è stata messa in campo una buona pratica per la buona scuola, e quindi di questo non possiamo che essere soddisfatti. E devo dire grazie a tutti quelli che stanno partecipando, insomma, ma in modo anche interessato, in modo anche determinato a questo tipo di lavoro che stiamo facendo nel nostro territorio.